Se andiamo a cercare su Google per indirizzi giapponesi, otterremo molti risultati e tutti diranno che è impossibile trovare un indirizzo. Sapete quanto è difficile trovare il posto conoscendo solo l'indirizzo, che gli indirizzi sono inutili perché non servono a niente, è impossibile trovare qualsiasi cosa e che non si capisce come mai si ostinano a usare questi indirizzi. In realtà adesso vi farò vedere come, sapendo un indirizzo, si saprà esattamente dov'è il luogo. Non è assolutamente vero che gli indirizzi servono a poco per trovare il luogo dove, in cui si vuole andare. Vediamo subito come funziona. Oggi abbiamo qui un atlante metropolitano della città di Tokyo e vediamo come è fatto. Direte, ma al giorno d'oggi a chissà che serve. Invece no, è utilissimo per trovare qualsiasi indirizzo. Avete no sentito dire che in Giappone non ci sono le vie, ma c'è una specie di coordinate strane e cose. Invece, per quanto a noi ci sembra assurdo, loro non hanno le vie, devono dare segni di riferimento, è molto più semplice trovare un indirizzo in Giappone che in Italia. Per esempio, se io dico, oh, là ci si trova in via Mazzini 14, se io non ho la minima idea, non sono mai stato in quella città, come faccio a sapere dove è via Mazzini? Per andare a chiedere, magari è dall'altra parte della città, nessuno lo sa. Invece con il sistema di indirizzi che hanno loro è ideale, è praticamente facilissimo trovare qualsiasi indirizzo. Ecco qua, per esempio ho preso un po' di prodotti giapponesi, partiamo dalla prima tranche che sono i prodotti alimentari. Su tutti i prodotti giapponesi c'è sempre l'indirizzo, vediamo questo della Furuta, ma questo è fatto a Osaka, quindi non c'è. Vediamo questo della Glico. Anche questo di Osaka. Vediamo questo cioccolato. Ah, ma sembra ci sia qualcosa dentro. Cioccolato così pieno di latte verde. E vediamo. È di Tokyo. Quindi cerchiamo questo quartiere, che non vorrei azzardare una traduzione, ma si chiama Bunkyo, ecco infatti. Andiamo a cercare Bunkyoku. Abbiamo trovato la pagina Bunkyoku. Poi vediamo che dice. Vediamo dov'è l'indirizzo, eccolo qua. Bunkyoku e poi Otsuka. Questo quartiere. Quindi vediamo. 2, 15, 6. Otsuka, 2, 15, 6. Vedete, no, questa qui è l'area di Otsuka. Ci sono dei numerini, quindi 2. Poi molto più piccolo e meno visibili ci sono degli altri numeri. Andiamo a vedere il palazzo 15, eccolo qua, un palazzo 15, e nel palazzo 15 c'è l'ingresso al numero 2. Quindi andando lì all'indirizzo, questo qui, Tokyo to Bunkaku Otsuka 2 15 6, dicendolo a un tassista o basta avere la mappa, ci si arriva tranquillamente. Quindi qua in questo caso qui prendo, che ne so, la metropolitana, arrivo qui e poi a piedi ci si arriva perfettamente. Ma prendiamo, che ne so, dei videogame, ad esempio la Capcom. Vediamo dov'è la Capcom. La Capcom è Osaka, quindi niente. Però quello lì era Resident Evil. Poi vediamo Virtua Striker e Virtua Fighter, sono tutti della Sega. Quindi vediamo Sega cercavo come la Sony, c'è scritto Sony Entertainment, invece c'è scritto Sega Enterprises, quindi sono rimasto un po', come si dice, interdetto. Bene, comunque vediamo Tokyo to Otaku Haya, come si chiama questo? Andiamo a vedere, perché non sono sicuro di come si dice. Allora andiamo a vedere
Otaku. Otaku Haneda, come l'aeroporto secondario. 1, 2, 12. Haneda 1. E poi qua sotto dove c'è scritto Otaori c'è un 2 qua sopra, vedete? Qua 2. E poi si va lì al palazzo al numero 12. Ma anche se volesse andare a vedere, che ne so, la Sony, bene, andiamo a vedere. Qua non c'è l'indirizzo, l'ho già visto, però per esempio ecco Tokyo, questo è Minato Q H qualcosa, non ricordo come si legge. Minato Q, ecco Minato Q. Andiamo a Asaka e poi era 711, quindi 7 e poi qua c'è scritto Sogetsukaka, cioè l'1, e poi il numero 1 c'è l'ingresso. Ma c'è anche la Bandai per esempio, o la Tomy. Bandai Tokyo Taitoku, e poi questo io non ho la minima idea di come serve. Andiamo a vedere Taitoku, vediamo. Questo qui Komagata, com'era? Accidenti, ma cazzo, 148 Komagata, cioè 1 e 2, quindi 1, palazzo 4 e poi l'ingresso 8. Questo è Bandai. Andiamo a vedere Tomy. Ecco Tokyo, e quel quartiere io non l'ho mai visto. Accidenti, non si fa. Andiamo a vedere all'indice. Leggiamo un attimo per vedere se non lo vedo. Katsushika Ku. Katsushita Ku. Pagina 46. Poi questo potrebbe essere Tachi qualcosa. Tateishi. Vediamo dov'è Tateishi. G4. Eccolo qua, Tateishi e poi era 7, 9, 10. Quindi 7. Il numero 9 è qua sotto la T di Tateishi e poi lì si trova l'ingresso 10. Poi avevo preso anche un monte di CD, però sembra che non ci sia da nessuna parte l'indirizzo. Per esempio questo qui è di Megumi Hayashibara, una cantante e doppiatrice che ha fatto Rama Saotome e Aihaibara Ayanami, e però non c'è un solo indirizzo, quindi di questi non si può vedere il nome del gruppo.
comunque niente, ho comprato un po' di roba. Non c'è indirizzo, quindi niente. Vediamo il libro della scorsa volta. Dentro ce l'ha l'indirizzo, penso di sì, non so, non sono andato a vedere. Vediamo, eccolo qua. E questo qui è sempre quello lì. Come l'ho detto che si chiamava? Oddio, l'ho letto 5 secondi fa. L'ho messo in realtà. Ho letto 5 secondi fa. Era un boom 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 bunchio. Bunchio. Si doveva anche sapere, perché se questo qui è boom. E questo è chio, come chioso. In Tokyo. Allora vediamo, bunker qui, poi c'è otto qualcosa. Vediamo, proviamo subito. Otowa c'è 4, vediamo se si scrive il kanji che pensavo io. Sì, Otowa, che mi ricordavo del suono di Otowa. Poi dice 1, 26, 1. 1, 1, 1, 1. Stava a cercare il 26, dov'è? Ah, proprio ora mi dà il telefono. 26, 26, 26. Vabbè, comunque dovrebbe essere da queste parti. Interrompo e torno tra un po'. Poi l'unica cosa che manca è l'indirizzo della Universal Pictures. Universal Pictures Japan, e vediamo che indirizzo c'è. Toyoto Minato-ku Toronomon 4117, e poi c'è il nome dell'indirizzo, quinto piano, perché non è che prendiamo un piano cosa intera. Quindi questi sono gli indirizzi un po' più complicati, perché se allo stesso indirizzo c'è un agglomerato di grattacieli devi dare qualcosa di più. Quel libro lì era un indirizzo tipo questo. Comunque andiamo a vedere Minato, l'hai detto Minato? Minato Q, poi come si chiama? Toranomon, quando si scrive il più bello, quello di più bello mettono questo invece del quello di Uragano, come ho detto 4 1 17, quindi vero, Toranomon 4 4 4 4, non c'è, non c'è, eccolo qua, c'è scritto dove non basta, questo qua è 4 e 4 1, questa cosa immensa, sì, questa cosa immensa. E poi 17, quindi essendo questo edificio qui il numero 1 immenso, hanno dovuto mettere anche questo qui, questo è il primo numero che mi si chiama MT Building, questo qua. Beh, abbiamo visto abbastanza indirizzi oggi e spero che sia stata utile questo approfondimento, e grazie per aver visto questo video.